ragazzi, siamo a San Francisco. Siamo arrivati ieri verso le 6 dopo una tappa lunghissima da Los Angeles e abbiamo visto già un po' in macchina che sembra una città fantastica. Però oggi andiamo a escursionare un po'. Peccato che il tempo è un po' brutto, però mette volge al bello sia oggi che domani che dopodomani, quindi dovrebbero venire anche delle belle immagini da farvi vedere. Per quanto riguarda l'albergo, noi abbiamo scelto un albergo in centro. È un albergo alla buona e nonostante ciò costa intorno ai 200 euro a notte, perché qua a San Francisco sono molto cari gli alberghi. Una seconda soluzione che potete adottare è spostarvi un po' sulla Silicon Valley verso l'aeroporto e magari risparmiare qualcosa, e poi San Francisco è servita molto bene dai tram, servizi di tram, trenini, monorotaie, abbiamo visto qualsiasi cosa. Però è anche vero che essere in centro è abbastanza comodo. Io a fine video vi metterò due percorsi da poter fare a piedi per vedere i punti più belli di San Francisco. Ve lo metto a fine video e vi spiegherò un po'. E intanto ne partiamo fra poco. Prima tappa andremo a Chinatown, che fra l'altro è vicino al nostro albergo, e poi vi faremo vedere oggi dettagliatamente la parte est di San Francisco. Quindi state con noi. Questa è la porta del quartiere cinese. Il quartiere cinese di Chinatown è il quartiere cinese più grosso al mondo. Alle c'è la Ferry Building, cioè praticamente è il molo, mi sembra, eccoci, scomparso, è il molo Pier 2 nel lato est di San Francisco. Adesso andiamo un attimo a vedere cosa c'è. Poi la strada subito adiacente a questo Ferry Building c'è tutta la via finanziaria di San Francisco, la Financial Avenue. Dalla via della finanza si può arrivare a Union Square, che è la piazza, praticamente è la piazza centrale di San Francisco, dove ci sono i negozi, ma è la piazza un po' più in, un po' più bella. Da qua prenderemo la cable car e andremo fino a Lombard Street. Abbiamo preso la cable car, bisogna prendere la cable car Power and High. Noi ci siamo fermati sopra a Lombard Street, un vero spettacolo, nonostante il tempo è un po' di foschia, pioggerellina fine, ma è un vero spettacolo per gli occhi. Bar Street, e questa collina si chiama Russian Hill. Siamo su un pontile adesso,
vicino al Fisherman Wharf, qua dietro di noi c'è Alcatraz. Torniamo verso est, andiamo a vedere bene il Fisherman Wharf, il Pier 39. Abbiamo fatto, ragazzi, è stata una bella giornata, abbiamo visto bene San Francisco, abbiamo visto la parte est di San Francisco. L'unica cosa è che abbiamo beccato il tempo non bello, ma i prossimi due giorni hanno messo bello, quindi siamo fiduciosi dei prossimi due giorni. E niente, se vi è piaciuto questo percorso, questo è un percorso da fare a piedi, poi ovviamente bisogna vedere dove vi trovate. Noi, coincidenza, abbiamo l'albergo vicino a Union Square, quindi ci è tornata abbastanza bene. Comunque io adesso vi faccio vedere la mappa che vi può servire per un giorno a San Francisco, per vedere la parte est. L'unica cosa, non siamo andati alla Coit Tower, che è l'ultimo punto dove dovevamo andare. Perché? Perché la giornata è brutta, c'è un po' di nebbia e di conseguenza il panorama dall'alto non si vedevano. E torneremo i prossimi giorni a farvi vedere anche il panorama dalla Coit Tower, tanto ci seguirete sicuramente. E vi farò vedere le mappe anche nei prossimi due giorni, quindi adesso vi faccio vedere la mappa. Un secondo! Doppia. Questa in rosso è la mappa della parte est di San Francisco. Spero che si veda bene, segnatevela se vi fa piacere. Dove ci sono i numeri, adesso vi faccio vedere le indicazioni. Ecco, questo è il corrispettivo dei numeri per vedere i punti strategici. Allora, spero che vi sia di aiuto questo video. Ci vediamo domani mattina per un altro percorso, sempre possibilmente a piedi, per visitare San Francisco per bene. Quindi buona notte. Buongiorno. Buongiorno. È successo di tutto questa mattina, ma ora siamo in un posto spettacolare. Vi dico cosa è successo. Ci siamo alzati, ci stavamo preparando. Poi noi questa mattina abbiamo messo come primo luogo da visitare questo parco bellissimo, dove c'è una vista su San Francisco favolosa che ora vi faccio vedere. Si chiama Bella Vista. No, si chiama Buena Vista Park. Buena Vista Park si trova dal nostro albergo 5 km, 6. Praticamente noi oggi vorremmo vedere tutta la parte ovest di San Francisco. Cosa ho pensato? Di non prendere la macchina e di prendere Uber. Quindi eravamo sul letto, ci stavamo preparando, ho preso un Uber, una corsa condivisa, dava 8.13, alle 7.50 mi ha detto fra 3 minuti arriva. Ci siamo preparati di botto, non abbiamo fatto il tempo neanche a filmare niente, lei non ha fatto il tempo a prepararsi. Però questa è una buona soluzione se siete a San Francisco, perché c'è Uber ovunque, potete fare la corsa condivisa come abbiamo fatto noi. Siamo spostati con 9 euro, comodissimo, in due con 9 euro, senza avere almeno la macchina nei parcheggi, che qua costano l'ira di Dio. E niente, ora incominciamo il nostro giro, siamo a Buena Vista Park. We'll be right back.
siamo arrivati a un punto turistico molto famoso, si chiama Painted Lady. Square, stiamo andando verso il mare, stiamo andando verso ovest e c'è una bellissima passeggiata, saranno un chilometro, che passi per un pre-parco praticamente. Qua c'è proprio l'ingresso del parco, questo è il Golden Gate Park. Pausa o dog? Hai un po' esagerato forse? Chicken. È un po' esagerato. Questo è un dog di pollo, questo è un dog normale, lei l'ha riempito di 3000 salse. Quanto costano? $6 l'uno, 6,50, va bene. Siamo a ridosso del Japanese Garden. Ok, facciamo una sosta, ci vediamo in spiaggia. Proseguendo per la costa verso nord, finalmente c'è la cosa più rappresentativa di San Francisco, cioè il Golden Gate. Bellissimo. Questa è la strada, guardate che spettacolo alle nostre spalle, questa è la stradina, è tutto un sentiero bellissimo che da Ocean Beach va fino al ponte, va fino sotto al ponte, un percorso abbastanza lungo, sarà 3-4 km, ma è vento, oggi c'è vento, però si sente, a fine di questa giornata ho finito la mappa come Sì, ragazzi, siamo tornati. È stata una giornata incredibile, bellissima. Abbiamo fatto una passeggiata lunga. Adesso vi faccio vedere la mappa, come promesso. Il percorso è quello giallo, se lo vedete, la parte est di San Francisco. Noi siamo partiti da Buena Vista e abbiamo percorso tutte le tappe dei numeri. Highbury, Alamo Square. Poi siamo andati dentro il parco e abbiamo fatto tutta la costa che vi consiglio di fare perché è bellissima. Oggi non abbiamo preso vento, ma è veramente bellissima. Poi qua ci sono vari punti per vedere il ponte. E niente, su questa mappa io avevo segnato di andare ad Alta Plaza. Noi non ci siamo andati
e abbiamo seguito di nuovo la costa e siamo andati proprio sotto il ponte dove c'è il Golden Gate. Consiglio di fare questo giro qua, più quello che abbiamo fatto oggi, è veramente bello. Poi c'è Baker Beach che è bellissima e c'è tutta la zona un pochettino di case VIP, che è veramente il quartiere VIP, che è veramente bello. Ci sono la linea gialla, sono i punti che corrispondono alla mappa. E niente, questo giro è abbastanza impegnativo, saranno 10-12 km a piedi e poi da sotto il ponte potete prendere un Uber e ritornare in albergo. Ok, mancano poche cose da vedere, le vediamo domani dalla torre ad altre cose. Ci vediamo domani mattina. Ciao ragazzi. Buongiorno. Buongiorno raga, oggi è il terzo giorno qua a San Francisco, in questa magnifica città. Siamo rivenuti in macchina dove siamo passati ieri perché niente, ci piace troppo questo ambiente. Il ponte attira. Ok, cogliamo quindi l'occasione di andare a vedere le ultime cose che ci sono da vedere a San Francisco. Però queste cose sono comprese in quei percorsi che vi ho messo, quindi se avete un po' più di dimestichezza potete vederli subito. E niente, ora andiamo al Palace of Fine Art, che è stato costruito nel 1913. È un palazzo dove ci sono, dove fanno mostre, dove ci sono gli artisti, e noi siamo già passati in macchina e ci ha dato una sensazione bellissima. Quindi siamo qua una manciata di metri a piedi e vi ci portiamo. Bellissimo il Palace of Fine Art, è bellissimo. Noi siamo venuti mattina presto, poi il pomeriggio si animerà sicuramente. Comunque ora, come promesso, andiamo sulla Coit Tower, che dovevamo andare il primo giorno ma il tempo non prometteva bene, e niente, torniamo alla Coit Tower. Eccoci qua, siamo sotto la torre. Coit Tower è lassù. Siamo a Levis Plaza, potete segnarvelo, perché da Levis Plaza parte una scaletta per andare alla Coit Tower. Ci vediamo sulla Coit Tower, spiegherò due cosine. I'm a simple man, don't wanna complicate ya, complicate ya. Siamo nella piazza della Coit Tower e c'è la statua di Cristoforo Colombo. Oh, io ho sbagliato prima di dire. Cristoforo Colombo. La torre è alta 64 metri e è stata fondata nel 1934. Però se contate che siamo già sopra una collinetta, infatti avete visto qualche immagine, quindi siete molto più alti, sarete oltre 100 metri e ci sarà sicuramente una bella vista, perché già da qua si gode un panorama bellissimo. Andiamo sulla torre. Costa $9, è bella, ne vale la pena, mi ha fatto poca coda e da sopra c'è uno skyline bellissimo, fra l'altro a 360 gradi, quindi potete vedere tutta la città. Ci sono delle finestre, però la maggior parte si possono aprire, quindi è veramente molto 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 bello. Ora noi prendiamo la macchina, andiamo con la macchina a fare il famoso ponte, siamo al Golden Gate Bridge e andiamo verso Sausalito a vedere questo paesino di là dal ponte. People wanna complicate ya. People wanna. People wanna.
eccoci qua ragazzi, siamo a Sausalito, abbiamo fatto già una bella passeggiata per il molo, è veramente carino perché comunque da su San Francisco è un bel paese, si vede che è un paese di gente che sta bene economicamente, sono tutte casette carine, sono dei bei negozietti, dei bei ristoranti, non tanto economici effettivamente, però hai una vista su San Francisco che fa paura. Niente, ne vale la pena, ci sono anche i Big Bus Tour, quindi niente, se avete magari un po' più di tempo potete venire. Adesso vi ributto qualche immagine e ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, siamo venuti a vedere l'ultimo viewpoint, l'ultima cosa che ci è bella. Speriamo che vi piace il video, mettete un bel mi piace sul video. Vi abbiamo fatto vedere cosa vedere a San Francisco. A noi San Francisco è piaciuta tantissimo. Iscrivetevi al canale qua in cima e soprattutto seguiteci nelle prossime avventure americane. Vi salutiamo da San Francisco, al prossimo video. Ciao ragazzi!